E buonasera, buonasera, bella gente. Benvenuti in questa nuovissima puntata dello Zio Otto. Come state, ragazzi? Tutto bene? Prima di iniziare la live, vi ricordo che non sono l'unico ad essere là, ma c'è tanta altra bella gente simpatica che abbiamo. Abbiamo la nostra Gittola che sta portando l'horror su Dai, Nolan con il Retro Games, Parte Strategico, Sherlock con Shin Megami, con Call of Duty, Bobonauta che ci dirizia una sua parola prima di iniziare la live, Raki. E il nostro Francesco Lobardo che porterà The Last of Us. Ok, ragazzi, intanto cominciare a avviare la partita. Bene, oggi vedremo un po' la cosiddetta stagione 2, che come ben avete visto dal video introduttivo purtroppo era in inglese perché a causa del Covid non è stato potuto eseguire il doppiaggio. Allora, dalla conclusione della campagna di New York abbiamo ben capito che a quanto pare dopo la morte del nostro Cream ha attivato una cosiddetta nuova ondata ma di agenti traditori e sembra che la nostra Fane, che all'inizio del primo capitolo di The Division era stato il comandante della unità della cosiddetta seconda ondata, a quanto pare si è scoperto di essere una doppia giochista. Buonasera Giusy, benvenuta in live, come stai ragazzi? Passate anche da Giusy90, è una stream, mia moderatrice. Una persona molto speciale per me, vi ricordo di passare sul suo canale e di lasciargli un bel follower. Come stai, Resola? Tutto bene? Com'è stata la passeggiata in montagna? Tutto bene, grazie, tutto bene. Oggi sono uscito, mi sono fatto un bel giretto al centro commerciale, mi sono comprato un bel borsello. Ho fatto una visita al reparto GameStop che, come tu sai, è il mio tesoro più bello del mondo. Poi sono andato a farmi un giro in un bar, mi sono mangiato un bel gelato e sono stato tranquillo. Mi sono preso un po' di sole in giro, visto che ho difficoltà ad andare al mare, quindi ogni tanto sfrutto i balconi. Ciao Tame Quill e Next Game, benvenuti in live. Ragazzi, anche il nostro Next è uno streamer, quindi ricordo di passare anche da lui e di lasciare un bel follow. Ciao Tam, come stai? È la prima volta che passi qui? Se non mi conosci, io sono Lord Darkness, sono uno streamer, porto vari giochi, compresi su Retro Games. Ti ricordo che se vuoi seguirmi, basta che mi lasci un bel cuoricino e saprai ogni momento che vado in live. Stasera porteremo un po' di Division per vedere la cosiddetta seconda stagione che si è sbloccata durante gli inizi del Covid. Area sicura. Per chi non conosce questo gioco, The Division è un per World sviluppato dalla Ubisoft. Il nostro compito della storia, scritta specialmente dal grande Tom Clancy, scrittore famoso che ha scritto moltissimi libri che riguardavano cospirazioni ed eventi politici e anche governativi, essendo stato per un periodo un consulente governativo, anche se giravano voci che fosse anche un ex spia della CIA, questo gioco è ambientato nei giorni nostri. A causa di un virus conosciuto come l'influenza verde, un virus geneticamente modificato del vaiolo, che è stato creato da un virologo,
che lo ha diffuso durante l'evento Freak Day, l'evento di Natale che, come tutti sapete, comporta l'assalto dei grandi magazzini, aveva contagiato alcune banconote in un centro commerciale. Queste banconote si sono diffuse in tutto il centro commerciale e man mano si sono espanse in tutta l'area di New York fino a causare la cosiddetta epidemia globale. La New York è stata la prima città ad essere stata completamente colpita dal virus e che purtroppo a causa di questo il presidente autorizza il decreto di far intervenire la cosiddetta divisione, un'unità segreta che ha il compito specialmente di proteggere e salvaguardare il governo degli Stati Uniti, ma anche di soccorrere i civili. 6 mesi dopo di quei terribili eventi, purtroppo il virus è stato anche per via aerea e ha distrutto anche lo stato di Washington, il cuore del governo. Attualmente c'è un solo presidente e ancora oggi c'è ancora un assalto in tutte le città. Infatti siamo attaccati anche da un gruppo di mercenari di un governo ombra, così detto Hanks. Ora il nostro compito è quello di scovare gli nuovi agenti traditori e cercare di ripristinare un po' di ordine in questo mondo. Bene, ragazzi, spero che questa mia piccola recensione vi sia piaciuta. Allora. Ok, non ti preoccupare, quindi sei da cellulare. Saliamo a piano di sopra e controlliamo un po' questi progetti. Ah, ragazzi, come avete passato la serata oggi? Che avete mangiato di buono? Non è che potresti darci un piccolo aiuto? Ne abbiamo bisogno. Ok. Ho capito. Ah, sei una ragazza. Piacere di conoscerti. Allora, da dove cominciamo? Facciamo prima qua, va. Forse i Black Task vogliono i dati che erano nel caveau, qualcosa che Ellis aveva trovato mentre era prigioniero. Qualunque cosa sia, entra e assicurati che non lo prendano. Eh sì, fa molto caldo. Questi cambiamenti climatici sono micidiali e io onestamente ne soffro parecchio. Spero che ti piace The Division, ma comunque io porto moltissimi altri giochi. Spesso porto retro games, PC games, console come PlayStation 1, PS2. Spero più avanti di riuscire a portare anche Nintendo, Game Boy, Dreamcast, Xbox e molto altro. No, lo sto giocando sulla PlayStation 4, però lo tengo anche sul PC. Però devo sistemare alcune cose perché mi lagga un pochino ogni volta che vado online.
Agente richiede supporto. Colpito. Tu ce l'hai sul PC? Muori. Ho capito. Se hai altri giochi su PC tengo anche World Z, Ghost Recon tramite l'Uniplayer, The Division, GTA. Remet of Ashet. Cazzo, quella gente si è ripresa. Se hai Steam mi puoi anche aggiungere se vuoi. Basta che scrivi punto esclamativo Steam e accederai direttamente al mio link. Ah, guarda un po', questa nuova ondata mi ha riavviato tutti i livelli da 1 a 1. Interessante. Dimmi, ti piace The Division? Devi impedire ai Black Tusk di prendere i dati del cavo. Hai giocato la beta del primo. Io ho giocato direttamente il gioco. Infatti appena ho la possibilità porterò anche il primo in live. La serie di Tom Clancy è una cosa che ho sempre amato quando ho giocato il primo Rainbow Six sulla PlayStation 1. Poi ho giocato ai capitoli successivi come Ghost Recon, Splinter Cell, mamma mia, è stata una saga che ho amato molto. Della Ubisoft ho giocato a tutti i titoli principali, ho giocato al Prince of Persia, al primo dei Watch Dogs, a tutti i giochi. A quanto pare i Black Tusk hanno cambiato i codici di sicurezza del cavo, quindi dovrai recuperarli prima di poter entrare. Far Cry, altro che! Come è uscito sul computer subito l'ho giocato, il primo capitolo.
bersaglio! Ripeto, nessun bersaglio! Attaccate il fianco! Copertura! Con due frecce l'ho subito polverizzato. Infatti tengo tutta la saga di Far Cry. Ho la trilogia sulla PlayStation 3 che comprende la remaster del primo, il secondo, il terzo e le seguenti DLC. Poi ho il 4 edizione Gold, il 5 soprattutto e l'ultimo, lo spin-off e Primal. Tutti i titoli che devo portare assolutamente in live. Un membro graduato dei Black Tusk dovrebbe avere accesso al cavo. Sì, lo so, purtroppo la Ubisoft ha sempre fatto questo scherzo. Ad esempio, i perultimi Assassin's Creed mi ricordo ancora il difetto che scontravano. Sull'Xbox One, ad esempio, fu il massacro dei massacri degli aggiornamenti. E non so quanta gente ha pagato. Ho sentito persino che alcuni hanno dovuto persino riformattare la console perché il gioco causava un sovraccarico del sistema. Fu una vera batosta. La One, ad esempio, è una delle console che devo assolutamente recuperare per portare titoli come Dead Rising e alcune esclusive. La PlayStation 5 ovviamente pure quella è da prendere, anche la Xbox Serie. Sai che sono anche un collezionista. Ah, grazie Giusy, sei gentilissimo. Una bella giornata la passerei molto volentieri con te. Ottenuti i codici d'accesso cavo. Ora vai giù ed entra nel cavo. Sì, anche io ho saputo di questo prezzo, ragazzi. Ah, dovevo buttare qualcosa prima. Che tengo come doppione? Allora, vediamo un po' questa fondina, mi pare che mi dà un bel potenziamento. Mi aumenta la corazza, però mi diminuisce il danno. Beh, la tengo come riserva e vedremo un po'.
Bene, dobbiamo prendere un ascensore. Lo so, credimi. Allora, guarda, mi è capitato stamattina un episodio al GameStop. Comunque, ragazzi, devo dirvi che il GameStop per me mi sta un po' non piacendo più come una volta. L'altra volta, quando sono andato a comprare alcuni giochi con gli sconti, ovviamente le offerte di agosto, non posso pensare che vendono un gioco senza la custodia e rimangono la custodia lì senza nemmeno toglierla. Poi non trovi gli accessori che ti servono. Non sai spiegare a un negoziante come può prendere una tastiera decente. Poi oggi, vabbè, ho sentito il fatto della PlayStation 5 che potrei fare il cambio. Allora, credetemi, ragazzi, io l'ultimo titolo che sicuramente prenderò per PS4 sarà l'ultimo Far Cry, il sesto che esce. Quello lo prenderò sicuramente per PS4. Poi successivi. Oh, ciao Big! Benvenuto in live, come stai? Ragazzi, abbiamo un altro streamer. Lasciategli un bel follower. Ecco fatto. Tutto bene, grazie. Tu come stai? Tutto bene? Apriamo. Autenticazione riuscita. Accesso possibile. Apriti sesamo. Stanno già scaricando i dati. Li cancelleranno una volta presi. Che dite, ragazzi? Facciamo a metà? Che dite? Ognuno si prende il suo mattone. Vediamo. Ci sono banconote da 100. 50 dollari. 50 dollari. 100 dollari. 100, 100, 100, 100, 100, 20, 50. Accesso legato, richiesto tesserino. Ok.
Qui c'è proprio il ben di Dio, eh. Dei Black Task. Forse accedono direttamente a uno di quei sistemi. Download interrotto. Download iniziato. E rimane sempre il medico, ricordate, eh? Sarò bello nascosto. 50%. Te non ci sei ancora? Di dove sei? Io sono di Napoli. Tu? Sono attentino. Forse è un'interferenza causata dalla struttura. Torna sul tetto. Comunque, se ti servono dei giocatori per il PC, io conosco alcuni ragazzi, eh.
Si sale? Figurati. Il segnale non è ancora pulito, qualcosa a causa delle interferenze. I Black Tusk hanno piazzato una qualche specie di jammer sulla passerella. Qua si gioca pesante. Ora gioco anch'io. Come mai, Big? Che è successo? Connessione? Caccia, testina, forza, caccia! Sistema ripristinato. Sistema sospeso. Sistema riattivato. Malfunzionamento del sistema. Sistema ripristinato. Ah, ho capito. Sistema sospeso. Ecco fatto. Sistema riattivato. Malfunzionamento del sistema. Bersaglio colpito.
attivato. Abbiamo un caduto! Arresto del sistema. Ogni dopo. Sistema inattivato. Ho trovato il nemico. Sistema sospeso. Non posso continuare così. Sistema ripristinato. Malfunzionamento del sistema. È andato. Sistema attivato. Sistema sospeso. Jammer disattivato. Ponte dati inizializzato. Handshake effettuato. Trasferimento iniziato. 25%. Momento, ti copro. Richiesta assistenza medica immediata. Sono provvisto. 50%. Becca di questo. Segni vitali critici. Cazzo, abbiamo due boss.
fuori il primo boss. Chi è? Beccate queste. Analizzare i dati per capire cosa stavano cercando i Black Tusk, ma l'importante è che li abbiamo presi noi e non loro. Ottimo lavoro. Ehi, Ray, ciao, benvenuto anche a te in live, come stai? Ragazzi, vi presento Ray, anche lui è uno streamer, vi ricordo di passare da lui e di lasciargli un bel follower. Ecco qua. Tutto bene, grazie. Ragazzi, abbiamo in live anche la nostra Elixor e lo tiranno. Ho capito.
Io vado. Non devono aggirarci. Combattenti alleati rilevati. Violazione del sistema iniziata. Arrivano. Ma con la pistola ho centrato in testa. Che mazzo che ho avuto. Parametri vitali assenti. Ma hanno centrato. Questo è il più vicino. Attenti alleati rilevati.
Molto gentile da parte tua, agente. Del sistema avviata. Bello la K47, l'ho sempre amato questo fucile. Attenti alleati rilevati. Sei stato promosso nel tuo clan. Il campus è di nuovo libero.
Sposto un attimo qui, ragazzi. Anche la nostra Isabella è appena entrata in live. Abbiamo anche il nostro Grey. Piacere vederti. Un secondo, ragazzi, mi sono rifugiato qui perché almeno questo è l'unico posto dove posso mettere un po' di pausa. Ok. Convoglio di rifornimenti alleato rilevato. Il livello delle scorte è critico. Qualunque aiuto sarà molto apprezzato. Tranquilla, Giusy, tranquilla.
Oh, là. Appena condiviso un attimo le live anche degli altri, dietro Tiranno, Erikso e quelli che stanno in live. E infatti Tarmi, il mio canale consiste di aiutare gli altri canali a crescere tra di noi. Condivido le live altrui e faccio un po' di altre cose. Combattenti alleati vicini. Abbiamo molto più del necessario. Grazie per il tuo aiuto. Lo so. Ti sei divertita? Lo immagino. Che avete fatto sulla grigliata? Racconta. Buono, buono. Scusate. Io è tanto che non ne faccio un ultimo 8, l'ho fatta quando sono stata a Formia. Ora tocca a te. Tutto bene, però qua mi è solo venuto un colpo di tosse. Nulla di grave. Adiós.
L'agente richiede supporto. Il bersaglio è vicino, sceriffo. Ho dei nuovi contratti. Ma ah, qua sto fatto lo bug.
Mannaggia. Mi hanno eliminato. Un bel goccio d'acqua intanto, ragazzi, ho una sete. E non poi roba che non ci serve. Ecco qua.
Ecco qua, fatto un po' di spazio. Moglie. Oh, c'è anche la nostra Emmy in line, ragazzi. Neroski è appena entrato anche lui in live. Richiesta di supporto. Ok, riprendiamo ragazzi. Il termine. Piove. Voglio provare quest'arma special che ho raccolto. Un regalo da parte del nostro amico di New York. Dispositivo elettronico portatile rilevato. Seria.
Non male sto mitra. Male.
Accesso deposito rifornimenti sbloccato. Buonanotte Giusy, grazie per essere passato, un bacione. Grazie ancora mille tesoro. Ci becchiamo domani. Eh sì. Ti aspetto sempre sorridente. Con te sono sempre in dolce compagnia. Poi ricordati, per qualsiasi cosa io ci sono, va bene? Io che noia tremenda. Se riesci più a tenere conto dei giorni ormai. Ci serve il tuo aiuto. Le scorte sono pericolosamente basse. Invito dal gruppo di un altro agente ricevuto. Connessione stabilita. Ehi, mi sentite? Parla Manny Ortega, sono con la divisione. Manny, grazie al cielo. Sono Maya. La squadra non c'è più, sono sola. Non siamo riusciti a riattivare il nodo. Ho recuperato gli strumenti per ricollegare la Casa Bianca alla rete nazionale, ma poi sono arrivati quei bastardi e mi hanno impedito di rientrare. Tiratemi fuori. Dobbiamo scoprire cos'è successo alla squadra incaricata di sistemare il nodo Shield. Il rifugio federale dovrebbe essere sotto di te. Trova un modo per entrare, ma fa molta attenzione.
Quella troia non può nascondersi in eterno. Sei carne morta. Soccorsi in arrivo, Maya. Resta lì e mantieni la calma. Wow, wow. Temperatura critica. Spruzzatori antincendio rilevati. Attivando gli spruzzatori dovresti riuscire a domare le fiamme.
Spegni il fuoco. Non so se Maya ha con sé l'equipaggiamento ignifugo. Ricerca specializzazione completata. Devo muovermi! Qualcuno cerca di entrare! Per ora sono al sicuro, ma credo che non smetteranno di darmi la caccia. Non so perché ce l'abbiano così tanto con me. Devi fermarli. Arrivano! Devo andare! Lontano dal fuoco. Ehi,
richiesta assistenza medica immediata. Agente fuori combattimento. Rilevato avamposto ostile. Resto del sistema. Gruppo. Ok. Usano solo un secondo, ragazzi. Devo ragionare un attimo un punto. Sistema riattivato. Ok. Non farete un passo. Non so capire. Pesante.
Bene, ho capito ora come funzionano i fatti degli avamposti. Accesso al deposito rifornimenti sbloccato. Grazie mille. Buongiorno, agente. Speriamo che succeda qualcosa. Mi sto addormentando. Ecco qua. Ecco come funziona. Non so a te, ma a volte a me. A destra e a sinistra carico come un mulo.
Siamo a posto. Dai, dai, ricaricati! Blocchiamoli prima che ci attaccino! Beh ragazzi, dico che faccio quest'altra missione e poi mi fermo.
agente neutralizzato. Agente richiede supporto. Agente ucciso. Ah, mamma mia, sono proprio pieno di soldi, ragazzi. Gente fuori combattimento. Guardo le spalle. Ci metto una pietra sopra. Un regalino per te. Vedetevi di lontano. Agente neutralizzato. Parametri vitali assenti. Thank you.
Ah, di qua faccio prima. Una posizione vicina sorvegliata da ospiti. Rinforzi in viaggio. Ostili a guardia di una posizione vicina. Richiesta assistenza medica immediata. Agente a terra. Vitali assenti. Ma hanno proprio massacrato. E vabbè. Ok. Beh,
Bene ragazzi, concludiamo qui questa mia bella live. Voglio ringraziare tutte le persone che sono passate, che mi hanno fatto il follow e raid e molto altro ancora. Ci vedremo domani. Continueremo un po' sul PC e poi su console. Prima di andarcene faremo un bel raidone. Vi auguro tutti una buona serata e una buona notte. Un bacione. Ciao ciao. Sono nel mazzo di Tarocchi spesso grazie alle frecce.